Questa mattina, girando per la città, mi sono chiesto perché tante persone con cui parlo, che incontro, giovani e adulti, hanno tutte sulle labbra la stessa frase, le stesse parole. Mi dicono: la nostra Como è malata, la nostra città non è più la stessa. Oppure mi chiedono con sincerità, con insistenza: dov'è finita l'anima della nostra bella Como? Io so a cosa si riferiscono e so che lo sapete anche voi. Questa nostra città da troppi anni non è curata. Lo vediamo girando per le strade, guardando i nostri monumenti, guardando il nostro lago, girando nei quartieri di periferia. Lo leggiamo nelle cose che accadono ogni giorno e alle quali sembra che nessuno sia in grado di porre rimedio. Lo leggiamo sui nostri giornali quotidianamente. Per questo io ho deciso. Ho deciso, sotto la spinta di tante persone giuste e oneste, cittadini che non si rassegnano a vedere la nostra Como degradare inesorabilmente. Ho deciso di impegnarmi e di agire per risvegliare la bella anima di Como, la migliore, che c'è e deve solo ritrovare un sentiero per affermarsi. Io quindi mi candido a governare questa città con serietà e onestà, e a pensare ai cittadini tutti, alle famiglie, ai giovani, ai bambini, agli anziani. Como deve tornare ad essere la bella Como, vivibile, serena, ordinata, sicura, piena di occasioni e di opportunità per tutti. Un luogo in cui tornerà ad essere piacevole vivere, lavorare, respirare, stare bene e gioire insieme con gli altri.